Eder, Mech, Pallister. Sono stati 8 mesi pesantissimi, incredibili. Non ho termini per definire quello che abbiamo passato in questi mesi. Io sto meglio perché ho cercato di allargare le spalle, perché le mie spalle non tenevano più tutto quello che mi stava succedendo. Ho allargato le spalle, ho cercato di alzare la testa, e perché la testa bassa basta. Io non ho fatto assolutamente niente di male, almeno non per quanto riguarda il discorso dell'omicidio di mia suocera. Per cui non vedo il motivo di continuare a stare a testa bassa e a battermi il petto, ma voglio assolutamente che al più presto ci sia giustizia per mia suocera e per mio marito e per i suoi fratelli, i familiari che l'aspettano assolutamente al più presto. E anzi, spero che quando ci rivedremo a settembre ci saranno delle notizie bellissime, per quello che possono essere belle le notizie riguardo a questo caso. Giuliano è un grande, sta lottando tanto perché di problematiche ne ha veramente diverse. Però è un grande uomo e sta lottando a 360 gradi, fa tutto il possibile per riuscire ad andare avanti e uscire da questa situazione bruttissima che si porta avanti da prima dell'omicidio di sua madre. Si procede dopo 8 mesi ancora modello 44, quindi contro ignoti. Manuela vuole significare, ecco, che è normale che, Manuela, attualmente siamo in una fase appunto endoprocedimentale, quindi vi è un procedimento penale, non c'è un processo penale. Manuela è terza persona offesa dal reato della morte della suocera, quindi è bene significarlo. Noi vogliamo giustizia e fondamentalmente lavoriamo per la procura e con la procura ai fini di assicurare alla giustizia il killer di Pierina, perché Pierina merita giustizia. Abbiamo presentato 2 memorie ex articolo 121 per cercare naturalmente di aiutare la procura e non metterci in contrasto alla procura. Questo è importante perché Manuela è terza persona offesa dal reato della morte di Pierina. Al momento non c'è neanche una prova dirimente che può permettere solo l'iscrizione di uno dei quattro nel registro degli indagati. C'è una grandissima differenza e abbiamo un'anomalia nel processo di Rimini. Qual è questa anomalia? Questo grandissimo pregiudizio che vi è stato all'inizio delle indagini. Perché, per esempio, Cossio, parliamo di Sio, abbiamo parlato di Sio, hanno iscritto nel registro degli indagati ai fini degli accertamenti ripetibili. A Rimini questo non è mai avvenuto. Quindi i quattro indiziati, perché nel codice di procedura penale non esiste il termine indiziato, esiste o l'indagato o il testimone. In questo momento loro non sono indagati, quindi è diritto di Manuela proporre e suggerire alla procura, perché in questa fase, per il tramite dell'avvocato, noi possiamo dare degli input alla procura che può recepire o meno ai fini delle indagini. Lo stiamo facendo e lo stiamo facendo con onore, con la testa alta, come dice Manuela, perché Manuela attualmente, nonostante con il marito già da aprile dell'anno scorso vi è stato questo raffreddamento dei loro rapporti, aiuta giornalmente il marito, va ogni giorno da Giuliano come moglie, perché attualmente è ancora la moglie, e l'aiuta nelle sue faccende quotidiane. Quindi Manuela è stanca di essere additata come l'assassina o come la mandante di un omicidio che non ha mai fatto. Io preferisco smettere di parlare perché ho visto che forse sono io che non parlo tanto bene e dall'altra parte viene recepito sempre il contrario o qualcosa di diverso da quello che voglio dire. Per cui da adesso in poi in assoluto parleranno perché sanno parlare benissimo e perché sono delle persone grandiose i miei avvocati, l'avvocato Nunzia Barzan e il consulente Davide Barzan parleranno per me. Per cui io non ho niente da aggiungere né
per le cose che sono avvenute negli ultimi giorni, né per accuse che mi sono state fatte ultimamente. Non ho intenzione di parlare di nient'altro, lo faranno loro per me. Verosimilmente Manuela si riferisce, insomma, è stata additata addirittura da alcuni giornali per delle dichiarazioni dei familiari di Giuliano e dei loro avvocati, addirittura di essere, ecco, di deviare le indagini, Manuela, solamente indicando una pista, e parlare di depistaggio è molto grave. Manuela ha suggerito, perché si è ricordata per il tramite di un suo familiare stretto, che Pierina ha ricevuto un mazzo di fiori anonimo da un ammiratore. Parliamo di una frequentazione extraconiugale nel 2024, come qualcosa di scandaloso e veramente vergognoso. Allora, volevo dire innanzitutto che è giustissimo quello che dicono gli opinionisti in studio, che inizialmente l'attenzione dopo l'emersione di questa frequentazione siamo stati attenzionati come le prime persone più vicine a Pierina. Io l'ho trovata, era mia suocera, si erano raffreddati i rapporti, e per me questo è normalissimo, ed è per questo motivo che sono stata sempre disponibile verso la procura a fare sit lunghissime, fino a 11 ore, a dare DNA di mia spontanea volontà, impronte digitali, 15 ore in casa mia. Io sono stata disposta assolutamente a tutto quello che mi chiedevano, pur non essendo indagata e pur non avendo ancora chiesto neppure, diciamo, l'appoggio di un avvocato. Per cui per questo penso che si possa dire che si poteva capire benissimo dopo qualche mese la mia pulizia d'animo. Per quanto dichiarato da Manuela, appunto, parlare di depistaggio dopo che Manuela, da testimone, ha dato addirittura anche il DNA in maniera volontaria alla procura, mi sembra veramente una risibile. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.